Approvato nell'odierno Consiglio regionale il fondo da 1 milione di euro per coloro che hanno acquistato un immobile abusivo in buona fede. In questa misura rientrano anche le 14 famiglie sfrattate lo scorso novembre dal Parco Santa Lucia di Tersigno. È un contributo che la Regione Campania intende dare alle tante famiglie che dopo aver acquistato un con regolare atto notarile un appartamento, un immobile, vengono poi colpite da provvedimenti giudiziari di abbattimento. È una tragedia che rappresenta tanti cittadini nella Regione Campania. La Regione con questo provvedimento sa bene di non risolvere il problema, ma intendiamo dare un contributo per cercare di alleviare, anche se limitatamente, la situazione di disagio di queste famiglie. Abbiamo immaginato l'istituzione di un fondo sociale abitativo che rimanda poi alla Giunta lo stilare un regolamento che stabilisca i criteri di attribuzione, la platea dei beneficiari potenziali e che tenda appunto a con un provvedimento emergenziale, ci rendiamo conto emergenziale, stare vicino alle famiglie che devono affrontare un disagio come quello di perdere appunto il diritto all'abitazione. Oggi la politica scrive una pagina davvero importante, finalmente le persone che hanno subito un torto davvero ingiusto vengono risarcite, quindi con la previsione di un fondo per coloro che sono stati truffati, la politica dà una magnifica risposta, una risposta che attendavamo e che finalmente oggi con il provvedimento approvato abbiamo avuto. Spesso le famiglie colpite proprio da questi provvedimenti hanno una sorta di rigetto dal punto di vista politico, è proprio questo il caso inverso in cui la politica ha dato una risposta concreta a un problema. Sì, confermo, oggi la politica ha dato una risposta meravigliosa e infatti tante volte è complicato rispondere alle doglianze dei cittadini, invece oggi è stata scritta, come dicevo prima, una pagina davvero importante. Finalmente possono sentirsi vicino alle istituzioni, ai cittadini. I cittadini hanno aspettato e finalmente hanno ottenuto ciò che ingiustamente era stato tolto.